Benvenuti a tutti da Brunella Alberini, siamo sul canale web My Life di Brunella Smile Forever. Oggi, 25 novembre, ricorre una giornata molto delicata, stiamo parlando di una giornata internazionale contro la violenza praticamente delle donne. Parliamo praticamente dei diritti che hanno sulle donne. Quindi io mi trovo qui questa sera a casa della signora Pina Aliberta, che fa parte del gruppo folcloristico Amundagna e Somma, di Somma Vesuviana, e qui al mio fianco c'è il maestro Andrea Scarpati, che ringrazio infinitamente di aver partecipato. Il nostro obiettivo qual è? È quello di andare a sensibilizzare praticamente questa tematica, che è molto delicata, particolare. Come diceva Pina, molte persone non ne parlano, molte donne si rinchiudono in loro stessi e non parlano delle violenze che subiscono, che siano violenze fisiche, ma parliamo anche di violenze psichiche, quelle che a lungo andare provocano dei danni alle persone. Quindi noi diciamo no alla violenza sulle donne, e qualsiasi sia il motivo, anche quello che sembra banale, io credo che nessuno mai si debba permettere di creare delle violenze ad una donna, di qualsiasi genere. Quindi io sono la prima che sono per i diritti. Tutti i tipi di diritti, la violenza sulle donne, la violenza sui bambini, ma ci stanno anche tanti altri tipi di violenza, come si parlava, la violenza praticamente quella lì che possono essere causate dalle persone della famiglia, e spesso proprio di queste non se ne parla, perché si tende un attimino a non voler dare scandalo, invece si deve parlare di questo. Seguite sempre la pagina My Life di Brunella Smile Forever, perché come sempre non è solo cultura e tradizioni della città di Somma Vesuviana, ma ci sono anche tantissime tematiche interessanti. E se anche tu ti senti diciamo richiamato da una delle nostre tematiche, scrivici, perché Brunella Alberini verrà e ne parleremo insieme. Buonasera, sono Pina Aliberta del gruppo Forca Montagne Somma, di Somma Vesuviana. Io sono molto contenta stasera, contenta perché ho presentato un brano insieme al mio gruppo, un brano scritto dal maestro Andrea Scarpati, che ha scritto parole e musica, che si chiama Lupavone. Questo brano parla proprio della violenza sulle donne. In occasione di questa settimana, che c'è la giornata mondiale della violenza sulle donne, abbiamo pensato di fare questa cosa, di presentarla, di cantarla, di suonarla questo brano. Questo brano che parla? In effetti parla dell'uomo che è paragonato al pavone, in quanto è un uccello molto volatile, molto bello, che con le sue piume corteggia la donna e quindi la convince, se la convince ad innamorarsi di lui, però questo pavone poi prima o poi diventa un lupo, quindi diventa cattivo. E perciò che diventando cattivo poi si rivela violento verso la donna, verso la sua amata, verso la sua donna. E niente, perciò dico, sono contenta perché ho presentato insieme al mio gruppo questa sera questo brano, che è bello, ma nello stesso tempo lascia un po' di amaro in bocca, proprio per il tema che rappresenta. E con questo cosa voglio dire? Voglio dire, voglio dire, lanciare un messaggio a tutte queste donne che subiscono la violenza, di non stare zitte, di non chiudersi nel loro guscio, ma di avere il coraggio
di aprirsi, di parlare, pure con un'amica. Buonasera, io sono Andrea Scarpati, collaboro con il gruppo Montagne Somma, sono compositore, paroliere e musicista. Ho suonato con vari gruppi e vari generi musicali. Poi a un certo punto della mia vita ho sentito il bisogno di ritornare alle nostre radici popolari, radici anche religiose, di Somma Vesuviana, di cui ho scritto 4-5 brani dedicati alla Madonna a Castillo, e tra cui ci sono 2-3 brani che con il gruppo La Montagna Somma stanno sull'archivio storico di Somma Vesuviana del professor Masuri. Quindi chiunque può andare a vedere questi brani. E che dire, io sono passato dal rock al blues, al popolare, al classico, al napoletano. L'unica cosa che io non sono è il neomelodico. Allora io stasera mi trovo qui per fare una registrazione di un mio brano che parla della violenza sulle donne. E questo brano è una tarantella, può sembrare allegro, però dentro ci sono parole molto, molto pesanti, diciamo. Ho sentito il bisogno di identificare l'uomo malvagio che fa queste cose alle donne, insomma queste violenze, in un pavone. In un pavone che con la sua bellezza, con la sua apertura di ali, può ammaliare la più bella donna. E poi col passare del tempo si trasforma in un lupo. Poi ho scritto anche dei brani sul brigantaggio, che molti autori, sia napoletani, che hanno dato risalto soltanto a quello che ha fatto l'uomo, ma se i briganti andavano avanti è perché ci stavano le donne al loro fianco. E quindi ho voluto far emergere la storia effettiva del brigantaggio. E io credo che ogni essere umano, qualsiasi lavoro svolga, essendo musicista o essendo contadino o essendo un dottore o essendo un professore, ha sempre bisogno di credere in qualche cosa. E tutte queste culture religiose che noi abbiamo a Somma Vesuviana, che ringraziano la Madonna al Castillo. Ringraziano la Madonna al Castillo perché ha fatto dei miracoli. Ha fatto dei grossi miracoli. Quando ci fu l'eruzione del Vesuve del 1907, Natale Pellegrino scrisse un brano a Castillo, dedicato proprio alla Madonna al Castillo. Volle che questo brano rimanessero solo le parole, solo il testo, e la musica andò distrutta, andò bruciata. Io ho avuto l'onore di rimusicarla, questa musica, e dedicarla alla Madonna a Castillo. Quindi l'autore del testo è del 1907, l'autore musicale è del 2017, cioè nei 10 anni dopo è nato un'altra volta questo brano dedicato alla Madonna a Castillo. Poi ho fatto altri brani, perché io sono molto religioso e devoto, Mamma Schiavone, ho raccontato la storia del sabato dei fuochi, perché ognuno sente queste botti, questi mortai, però non capisce effettivamente cosa significa il sabato dei fuochi.
E io ho fatto un brano dove anche le persone che non conoscono questo Sabato dei Fuochi si identificano nell'ascoltarlo e vedono tutti i momenti e tutti i passaggi. Ma lo scopo è uno solo: andare sul ciglio e chiedere la grazia alla Madonna a Castiglia, che poi dopo si fanno i mortali, si mangia, si beve, ci si ubriaca, ci si suona, ma il Sabato del Fuoco è nato proprio per ringraziare la Madonna sul ciglio, che non è vicina, è sulla montagna in alto. E poi ho fatto ancora altri brani che adesso non ricordo. Ho spaziato anche nel Brigantaccio, ho dato agio alle donne di essere risaltate, perché tutti hanno parlato dei briganti, però nessuno mai ha detto: ma ci stavano le donne, ci stavano le brigantesse. E secondo me il brano che ho fatto io è l'unico brano che parla di una donna e si chiama Brigantella. Allora, questa sera vorrei ringraziare lo staff di My Life, Mia Vita, e l'ideatrice Alverino Brunella, che mi ha dato l'opportunità per esternare la musica di quelle persone che non hanno voce in capitolo. Un applauso alla tamorra Luigi Cigan.
Francesco Bernardino. Alla chitarra e anche autore del brano, il maestro Andrea Scarpati. All'altro clicca ballata, Luigi Di Matteo. Alla fisarmonica, Aniello Mosca. Al Putipù, Domenico Mosca. Dolce Simbullo, alla voce, Pina Adiperta. A Montagna Somma, viva il gruppo folk a Montagna Somma, da Somma Lusiliano in provincia di Napoli. Vivono durante il periodo pandemico, perché per molti stare in casa è stato un motivo, dice vabbè dobbiamo stare in casa così, ma per chi non vive in casa, diciamo, dei momenti tranquilli, proprio per queste donne è stato un problema serio. E quindi parlarne già è tanto, dialogare, il dialogo quanto è importante, perché per far capire che non siete sole. Ci sono tante altre donne che sono pronte a darvi una mano, e perché la comunicazione è importante. Ecco, niente che dire, io ringrazio tutti i presenti, perché qui abbiamo tutto il gruppo folcloristico qui della Mondani, quindi io vi ringrazio tutti voi, che anche loro ovviamente dicono no alla violenza. Lo diciamo con la musica. Un abbraccio a tutti da Somma Vesuviana.